Perché quel personaggio parla in un certo modo? L'evento disegnato in quella vignetta è accaduto realmente? Ciò che viene raccontato in quella storia è vero o falso? Benvenuti alla rubrica video che risponderà a queste e altre domande esistenziali su ciò che ci appassiona, il fumetto Disney. Benvenuti a Duck Checking! Ciao! Mi chiamo Angelo Andrevegliante e sarò il vostro traghettatore puntata per puntata, domanda per domanda. Partiamo subito a bomba con una domanda esistenzialissima. Ma chi è la moglie di Pippo, nonché la mamma di Max? No, non è Pippa, basta con questa battuta, faceva ride nel 1100 basta, mo io direi che proprio la potremmo smettere, siamo quasi alla fine del 2020, cerchiamo di arrivarci anche in maniera sana e almeno vivi, visto la situazione, almeno facciamo un'evoluzione culturale, no? Cioè basta, siamo alla prima puntata, già non mi fate un cazzo. Comunque, spulciando nel web abbiamo trovato diverse informazioni e teorie su chi potrebbe essere la mamma di Max, nonché la moglie di Pippo. Una delle teorie più accreditate riguarda Penelope Pennypooch, che sarebbe un personaggio Disney apparso per la prima volta negli anni 90 per una serie di prodotti di merchandising Minnie Me, che era composta da oggetti come carte collezionabili e libri indirizzate a ragazze preadolescenti. Sulla sua scomparsa però aleggia un mistero veramente macabro. Esisterebbe infatti una sceneggiatura mai resa nota che racconterebbe proprio la morte di Penny, avvenuta a causa di un incidente d'auto da lei stessa provocato. Che poi è una roba che si dice sempre, no? Scompare un personaggio, è morto! Comunque, Penny non è l'unica teoria che riguarderebbe l'identità della moglie di Pippo, ma ci sarebbe un'altra ipotesi che riguarda Gloria Glory B, un personaggio creato tra gli altri da Gottfredson. Si tratta di un personaggio poco noto che negli Stati Uniti è apparso tra gli anni 60 e gli anni 70, ma ha avuto anche qualche apparizione in Topolino Libretto, in Italia, tra gli anni 70 e gli anni 90, in ben 7 storie. Secondo alcune fonti, Gloria ci viene presentata come la fidanzata ufficiale di Pippo e lei stessa viene disegnata come perennemente innamorata del nostro amico Pippide. Ad oggi però non ci sono informazioni ufficiali che ci possono confermare che Gloria sia effettivamente la moglie di Pippo nonché la mamma di Max. Piantala di stare qui a tonteggiare! Dobbiamo lavorare! Ok, Kibby, torniamo dalla babba ora! Rimane un'ultima tesi da affrontare, quella che riguarda la signora Goofy, uno dei personaggi più importanti presenti nei cortometraggi di Pippo degli anni 50. Ciao, honey! Hello! What are you doing home? I don't feel good. Am I ever glad to be home? My, my, what a day! I'm sick! Ooh, my feet are just simply killing me! La signora Goofy in pratica ci viene presentata come una donna senza identità, una donna senza volto, di cui conosciamo solo i capelli rossi e la carnagione chiara. Secondo alcune teorie che circolano online, la signora Goofy sarebbe proprio Penny. Cioè, ma poi com'è possibile sta teoria? Cioè, come puoi dirlo? Cioè, Penny è così? Cioè, la signora Goofy è tipo tre Penny? Cioè, che faccio? Do un righello a quello che ha diffuso sta teoria? Cioè, c'ha qualche problema? Qual è il problema? Cioè, ne parliamo, cioè, ne discutiamo, possiamo essere amici. Comunque, dagli anni 50 fino al debutto della fortunatissima serie televisiva Ecco Pippo, abbiamo visto che la signora Goofy sparisce. Che fine ha fatto? Te lo dico io, questa è un'altra storia di terrore, sicuro. Per il momento no. È circolata infatti una teoria secondo cui alla scomparsa della signora Goofy sarebbe legata una storia di infedeltà. Per spiegarla meglio, dobbiamo andare a vedere Father's Day Off, un cortometraggio del 1953 in cui vediamo Pippo ricevere un bacio sulle labbra da un altro Pippo, questa volta in versione lattaio. Secondo questa teoria, in pratica, questo bacio tra due Pippidi sancirebbe l'infedeltà della signora Goofy nei confronti di Pippo proprio con il lattaio. Ci tengo a ribadirlo, tutte queste teorie che abbiamo presentato finora sono solo teorie dei fan che sono circolate online, delle volte anche speculazioni, ma non sono mai state certificate da nessuno. Ad esempio, dietro alla teoria riguardo all'infedeltà della signora Goofy ci sarebbe un'ulteriore ipotesi che direbbe che, a causa proprio di questa scena, Max non sarebbe il figlio legittimo di Pippo. Insomma,
teorie, ipotesi. Vabbè, dai, allora posso stare tranquillo. Niente più scene di terrore, niente più cose macabre. Comunque ve lo devo dire, dietro la scomparsa della signora Goofy c'è un'ipotesi veramente macabra. Di fatto esiste una sceneggiatura di Ecco Pippo, di cui non possiamo accertarne l'autenticità, che racconterebbe proprio la morte della signora Goofy. Come è avvenuta questa morte? In maniera accidentale. Durante una vacanza sul Grand Canyon, infatti, la signora Goofy sarebbe precipitata da una scogliera mentre Pippo la stava fotografando. Attorno a Ecco Pippo però ruota un'altra speculazione. Secondo una teoria che circola online, infatti, in un episodio della serie, Pippo direbbe a Max che sua madre si trova lassù tra le stelle. Questa cosa però non è mai stata detta in nessun episodio della serie. Ma insomma, mi vuoi dire chi è sta moglie di Pippo? E sa fa tutta sta manfrina? La risposta è non si sa. Tra l'altro è intervenuta anche la Disney Guest Service nel dibattito e alla domanda chi è la moglie di Pippo ha risposto non c'è una risposta definitiva. Questo è quanto, come direbbero quelli bravi, condividete il video, fatelo vedere amici, parenti, a chi vi pare e noi ci vediamo al prossimo episodio di Duck Checking. Sempre che i poteri forti non ci fermino.